Buongiorno a tutti, sono felice di presentarvi il nostro nuovo prodotto che né più né meno l'erede del famosissimo Auto 5 che penso maggior parte di voi conosce perché è un'arma che abbiamo avuto in catalogo per un secolo e sono pochi che possono vantare di questo. Ritroviamo la stessa linea, però per quanto riguarda il sistema di funzionamento abbiamo qua un sistema inerziale che sfrutta il rinculo della cartuccia. È un fucile dove ci sono tantissime innovazioni, al di là del sistema inerziale. Tante cose sono state fatte anche all'interno della canna, sul profilo interno della canna. Abbiamo un cono di raccordo lungo all'uscita della camera di scoppio, sempre le canne backboard con un diametro maggiorato e nuovi sozzatori lunghi 8 cm. Questo, combinato al nostro nuovo calciolo, permette di avere un'arma, anche se inerziale, estremamente confortevole e che limita in un modo abbastanza importante il fenomeno di impennamento della canna. John Moses Browning ha inventato il primo fucile semiautomatico, l'Auto 5. È stato prodotto dal 1906 al 1996, è stato il fucile più venduto al mondo, circa 4 milioni di pezzi. E con questa esperienza, con questo passato, abbiamo voluto riproporre ai cacciatori che ce lo chiedevano una versione modernizzata della 5. Quindi la nostra idea era di riprendere l'identità, l'estetica dell'Auto 5 e possiamo dire che la 5 è l'erede diretto, il figlio dell'Auto 5. Questo fucile è inerziale e propone quello che sappiamo fare di meglio a livello di fucile semiautomatico. Il fucile è stato lanciato all'inizio dell'anno in America e verrà messo sul mercato italiano a gennaio 2013. Il nostro obiettivo è di proporre non soltanto ai nostalgici della Browning un fucile, ai nostalgici dell'Auto 5 un fucile di alta qualità, ma anche ai tiratori che vogliono avere un fucile con delle prestazioni molto elevate. La canna è un sistema assolutamente incredibile, abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a quello che c'era sul mercato. Il funzionamento del fucile inerziale quindi permette di avere un fucile leggero, non va pulito, sistema molto molto semplice e molto affidabile. Il nostro obiettivo è di mettere sul mercato questo fucile e di farne un riferimento per gli anni futuro e di avere una posizione molto forte sul mercato inerziale, sapendo che abbiamo inventato, la Browning ha inventato questo fucile, quindi pensiamo che tanti cacciatori saranno felici di poter avere nelle loro mani il nuovo fucile Browning A5. Per quanto riguarda la mia opinione su quest'arma, il nuovo A5 della Browning, posso dire che è un fucile eccezionale. Con il suo sistema Cinematic Drive, che è il medesimo di un'inerzia, ma è più veloce di un'inerzia perché riesce a riarmare addirittura, l'ho provato, a riarmare 24-28 grammi senza poggiare il fucile alla spalla. E per me è un'arma veramente molto eccezionale. È un'arma molto versatile, fucile che brandeggia poco. E io sparo con quest'arma da poco, da 10 giorni. E subito sono riuscito a creare uno spettacolo, un vero e proprio show di tiro a volo dinamico. Io che vengo da un Winchester, che è un recupero di gas, e quindi è totalmente differente da questo Cinematic Drive, da questo sistema che ha l'Auto 5, la 5. Devo dire che sono rimasto sorpreso, soddisfatto, perché riesco a colpire ben 5 piattelli con il fucile capovolto senza inceppare il fucile, senza assolutamente inceppare, anche con 24 grammi. Quindi per me, per l'utilizzo poi sulla caccia, posso dire che un cacciatore non può che trovarsi molto bene. Poi con questa forma che rispecchia il classico e ultra centenario Auto 5, che ha una storia, il chiamato qui in Italia il vecchio mollone. Se dovessi dare un voto a quest'arma, gli darei sicuramente un bel 10, un 10 all'A5. Evviva il Browning A5!